Ben ritrovati da Liberamente Parliamo, un saluto a voi tutti. Ciao Anna, a te la linea, linea Santeramo in Colle. Oggi apriamo in maniera diversa. Mi hai detto che oggi toccava a me aprire questa, l'hai pensato tu in una, come dire, riunione di redazione molto remota, molto a distanza, era un pensiero tuo, mi sta bene, saluto tutti coloro i quali ci stanno seguendo, sono esattamente le 18:57, Telemaig, tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento. Ovviamente saluto i compagni di viaggio, sì, io amo chiamarli compagni, perché compagni, a prescindere da quello che ora politicamente, tutto quello che si dice in queste ultime ore, quelle dopo le elezioni, ogni parola viene classificata in maniera politica. A me piace compagno perché quando andavo a scuola si chiamavano i compagni di banco, i compagni di scuola, non ha nulla a che vedere con la politica. I nostri compagni di viaggio sono Tonino Santamaria, ben ritrovato, Ritrovato, ormai grazie. siamo compagni di questo viaggio virtuale che ogni sera ci fa ritrovare in maniera piacevolissima. E poi Claudio, il nostro Claudio che ieri sera si è fatto desiderare, sappiamo che avevi degli impegni improrogabili, per cui sei giustificato. Ciao Claudio. Buonasera, buonasera a tutti e vi anticipo che vi lascerò prima perché ho un altro impegno purtroppo. Avrò modo di intervistare il protagonista della fiction, protagonista il noto politico Marco Pannella. Quindi, Benissimo. protagonista della nuova fiction, su questo personaggio politico che è Chi è scomparso qualche l'attore, anno fa, Claudio? Chi è l'attore, scusa? è Andrea Bosca. Non riesco ad Andrea Bosca, associare. protagonista e interprete, molti telespettatori probabilmente lo ricordano nell'interpretazione come coprotagonista nella fiction La Porta Rossa, oppure la fiction girata anche in Puglia, dove lui interpretava il carabiniere insieme a Vanessa Incontrada. Bene, senti Claudio, una curiosità, questo so che tu insomma di interviste ne fai tante, soprattutto di cinema, di spettacolo, ecco, è la tua nicchia, no? Per cui le ultime interviste che tu hai fatto, c'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente? C'è un personaggio che ci vuoi segnalare per un'intervista curiosa? Guarda, che ti devo dire, sono tutti personaggi che hanno le loro particolarità, le loro caratteristiche. Io ricordo con molto piacere l'indimenticabile intervista al grande Carlo Pedersoli, conosciuto da tutti come Bud Spencer. Che Con cosa ti un'umiltà colpì? incredibile, Bud Spencer, oltre a essere quel grande personaggio che è conosciuto in tutto il mondo, era anche una persona molto deliziosa. Amava tantissimo i bambini e non voleva farsi definire attore e diceva: io non sono un attore, gli attori sono altri, io al massimo posso essere un personaggio. E la frase che più mi colpì fu quella che quando parlavamo del successo cinematografico, lui mi disse: guarda, il successo cinematografico io non posso lodarmi su questo perché ti viene concesso dagli spettatori. L'unica cosa che nessuno mi può togliere, che è mia, è la medaglia alle Olimpiadi vinta nel nuoto, perché non tutti ricordano Bud Spencer prima di diventare il personaggio cinematografico, il noto attore, è stato un campione olimpico di nuoto. Benissimo. Bene Claudio, grazie per queste tue considerazioni che ci fanno capire che lo spettacolo non è poi tutto un erbo in fascia, perché quando si parla di spettacolo si parla anche di leggerezza. Però in questa intervista che tu hai ricordato ci ricorda invece una persona di grande umanità. Una Grazie. grande umanità e tra l'altro mi diceva che l'amicizia, mi parlò molto dell'amicizia con Terence Hill, in pratica quello che noi vedevamo sul grande schermo, loro lo facevano anche nella realtà,
loro si incontravano raramente, perché purtroppo lui viveva a Roma e Terence Hill in altra località. Quando si incontravano, Terence Hill diceva: senti Carlo, mi devi promettere che ci facciamo una bella mangiata come i vecchi tempi, perché mia moglie mi tiene a stecchetto. E quindi si facevano queste grandi mangiate che noi apprezzavamo sul grande schermo. Benissimo, grazie Claudio. Salutiamo Francesco Lopuzzo che ci ha raggiunto adesso pochi minuti fa. Ciao Francesco, ti vedo sorridente, ti sei goduta questa bellissima giornata dedicata a San Martino, l'estate di San Martino. È veramente è stata una giornata estiva autunnale, insomma corrisponde a quello che ci dice il calendario, non sempre, no? I valori meteorologici sono quelli reali, invece oggi è stata rispettata appieno. Io ero in Basilicata questa mattina per un progetto nelle scuole, nella meravigliosa Viggiano, uno splendido panorama, un'area molto molto mite, 800 metri credo sul livello del mare, quindi una buona altitudine, un sole splendente, dei ragazzi fantastici. Ciao Francesco. Ciao Anna, buonasera a tutti, buonasera ai nostri amici che ci seguono da casa, buonasera agli amici che partecipano con noi. E sì, oggi è stata una giornata veramente gradevole, non eccessivamente calda, ma un clima piacevole, non troppo umido, a differenza magari degli scorsi giorni, insomma una bella giornata. Bene, allora oggi tra l'altro non so la tua giornata lavorativa se com'è stata, è stata intensa, perché oggi siamo a fine settimana, però il venerdì ci proietta verso un fine settimana, verso un weekend. Come ti è sembrata la tua città oggi? Pulita? Più del solito, meno del solito? Facciamo un po' come al solito. Non è cambiato nulla? Sì, Anna, vedo mentre argomenti, insomma, la domanda, il sorriso sornione di Tonino, un sorriso un po' amaro che fa ben coppia con il mio. Anna, purtroppo noi, al netto delle narrazioni che magari vi raccontano sui social o nelle chiacchiere di una paura bellissima, tutta patinata, tutta meravigliosa, però purtroppo la gente che vive la realtà quotidiana è costretta a fare i conti con un paese differente da quello della narrazione. E quindi magari mentre qualcuno si concentra su tematiche, qualcuno che dovrebbe, che avrebbe anche il potere di risolvere qualche problema, o comunque fare le giuste considerazioni, fare qualche tirata d'orecchio se necessario a chi di competenza, e invece preferisce pensare ad altro, spot, situazioni poco concrete, poco tangibili forse per i cittadini. Ma noi siamo il popolino, siamo quelli ignoranti che pensiamo alla pulizia del paese, invece c'è l'intelligenza che si occupa di problematiche che per noi magari non sono neanche comprensibili. Questo è un po' ciò che passa. Bene, sto andando molto veloce, ho un ritmo radiofonico che mi riporta indietro negli anni, perché io ho cominciato con la radio, ho cominciato facendo radio, è stato il mio primo amore, perché chi ha fatto radio secondo me riesce a fare bene televisione, riesce anche a scrivere sulla carta stampata. Erano gli anni delle radio private, dico questo perché proprio l'altro giorno me lo hanno ricordato, perché sono stata contattata dal Corecom perché stanno realizzando una pubblicazione, un volume che parla delle radio. Dato delle foto, ma anche della TV, Teleradio Colle, anche lì c'erano delle mie prime interviste, mi sono vista qualche filmato, ero proprio giovane, e ci sono delle interviste che facevo per strada, dove la gente partecipava molto molto lente, quindi ritmi un po' diversi. E Tonino Santamaria, hai ricordo delle radio? Io delle radio sì, ma anche della televisione. Sono stato ospite di Franco Porfido via la televisione vostra
a Sant'Elmo. A Teleradio Colle. Quindi poi vorrei girare anche una scenetta in cui lui intervista un automobilista sulle strade, per quanto riguarda lo stato delle strade di Sant'Elmo. Io rido solo a pensarci perché è una scena. Perché? E dai, raccontacela, quale quella No. delle buche? C'erano le buche e lui ferma un automobilista che io conosco tra l'altro, non mi ricordo il nome, ma quell'automobile li conosco. E gli chiede cosa c'è da dire, cosa va bene. E quello naturalmente risponde in dialetto, ma risponde anche in maniera molto colorita. Sì, la conosciamo tutti perché è diventata virale, tant'è che uno dei figli di questo signore, dice, io sono il figlio di quella persona, è Quindi io diventato famoso. ogni volta che la vedo me la ricordo, rido a crepapelle, ricordando il viso di Franco Morbido appena l'automobilista si allontana. E quindi rido. Poi con Franco ci siamo conosciuti negli anni, fine anni 70, quindi voglio dire c'è stata una frequentazione perché lui era vice segretario CNA provinciale e quindi siamo conosciuti in CNA, poi lui ha preso lavorava sul comune lì anche a Sant'Elmo, qualche intervista abbiamo fatto in televisione. Per le radio sì, io ho frequentato le radio, non, come dire, avevamo dei programmi musicali soprattutto, c'erano le prime radio E all'epoca, certo, si faceva tanta ma musica, le dediche, insomma era quello il canovaccio. era un'altra Vi storia chiederete dov'è il rispetto a... direttore? Bene, Vi chiederete dov'è il benissimo, direttore? benissimo. Già vi annuncio che Ah, sì, ciao. lunedì tocca a Claudio. Preparatevi tutti. Lunedì aprirà la trasmissione Claudio. Preparati, Come sono Claudio. andata, direttore? Benissimo, mi hai Benissimo. tolto la battuta del ritmo radiofonico, Avrei ma no, sostituito il direttore. non fa nulla, non fa nulla. Avete fatto bene a ricordare le radio libere, tutto quello che ha significato, era una palestra per tutti coloro i quali volevano approcciarsi con un nuovo mondo, quello che adesso sembra ormai, grazie alla tecnologia, diventato di tutti quanti, con lo smartphone, col cellulare, si può realizzare un video, si può registrare un audio, si può andare su TikTok, si può andare su Facebook, su Certo. YouTube. Prima invece era una novità la radio e poi è arrivata subito dopo la televisione. E quindi caro Tonino Santamaria, caro Francesco Lopuzzo, caro Claudio e cara Anna, ci sono dei video che sono diventati virali, giustamente. Come ricordo quello che andò a finire, quello di Telemike, su Striscia la Notizia, mentre facevamo una diretta. Cadde un faro, se non ricordo male, vero Era Claudio? paperissima, Ah, paperissima, paperissima, sì. paperissima. E fu acchiappata al volo quel faro, ma poi sono successe anche altre situazioni. Magari entrava in studio e colui il quale stava realizzando l'intervista ti salutava, ciao Gino, e insomma, ciao Gino, ed era in diretta. Oppure quando magari squillava il telefono e altri stavano facendo un'altra trasmissione e non si riusciva a spegnere il telefono perché il tecnico audio aveva inserito la cuffia e non sentiva quel telefono che avevano dimenticato collegato e la persona che parlava era infastidito dal telefono e quindi fece una sua esclamazione che non vi riporterò, non, nulla di particolare, ma non me la ricordo. Era sicuramente un'esclamazione. Quei tempi belli e cari sono andati via e tante trasmissioni mi ricordo di Top Records e una trasmissione che aveva centinaia e centinaia di chiamate la domenica mattina e le dediche che venivano fatte attraverso la televisione. Ci sono tanti documenti che custodiamo in VHS, in Betamax, in Video 2000, la tecnologia è andata avanti e quindi i vari formati, in tre quarti di pollice, in mezzo pollice, insomma, ora è tutto semplice con i file. Però Gino, scusami, Sì. tutta la tecnologia che vuoi, però
Le notizie non sono quelle certificate di una volta, perché ormai sono tutti fotoreport, sono tutti giornalisti, raccontano. Io l'altro giorno ho raccontato un fatto di cronaca, qualcuno ha cominciato, sai, sui social c'è sempre qualcuno che deve dire la sua, giustamente, perché siamo un paese democratico. Io rispondo: scusa, io sono giornalista, tu no, ma non perché volessi offendere qualcuno, è che noi come giornalisti, sai benissimo che siamo anche incorriamo anche in alcuni reati, tipo la diffamazione a mezzo stampa. Un semplice cittadino non viene, come dire, non rischia il carcere, ma per noi giornalisti c'è anche questo, tant'è che molte trasmissioni non assoldano, scusatemi il vocabolo, giornalisti, ma semplici cittadini o comparse televisive che poi fanno interviste, quindi non incorrono in reati. Non so se sbaglio, Gino. Per carità, no. E quindi confermo. Il problema, dicevo, è che tutti questi documenti sono immortalati in nastri che oramai diventa difficile andare a recuperare. Migliaia e migliaia di contenuti, di registrazioni in tanti anni di produzione. Certo, è semplice andare su Facebook, scrivere tre o quattro righe, e diventa difficile anche per chi è stato preso di mira potersi difendere, lo sappiamo bene. Per chi è giornalista invece deve rispettare quei canoni che sono imposti dalla norma, dalla legge nazionale, e quindi naturalmente siamo sottoposti anche a commissioni disciplinari nel momento in cui qualcosa non viene espletata secondo i canoni che vi ho detto. Ma l'importante di questa trasmissione, veramente parliamone, sono le telefonate. Qualcuno ci dice non sono molte. Infatti non sono molte quelle in diretta, ma parecchi messaggi, immagini e telefonate ci giungono quando vanno in onda in replica o di soggetti che non vogliono andare in diretta. Quindi chiamano, parlano con la redazione, lasciano il messaggio e noi riportiamo quanto ci è stato detto. Non perché si voglia fare da filtro, ma perché così ci dice la persona che telefona. E allora Tonino Santamaria. Io vorrei capire perché Tonino Santamaria a fine settimana lancia la bombetta. La bombetta a fine settimana. Come si fa? E a fine settimana bisogna stare tranquilli, Tonino. E questa bombetta, i comuni non sanno spendere i miliardi del PNRR con, badate bene, tre punti esclamativi. Insomma, tre punti esclamativi significa che è un qualche cosa di non grave, gravissimissimo. Beh, sì, perché il problema è che i dati sono dell'ultimo bando, quello che ancora oggi qualcuno dice di non conoscere, di non sapere, che sono uscite le graduatorie pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale già da settimane, e qualcuno dice no, chi ve l'ha detto che sono uscite? Ma vabbè, comunque, indipendentemente da questo, la storia è che, per dare un numero, su questa lì, la linea A, A1 in questo caso, di questo bando del MITE, c'è la disponibilità per realizzare le isole ecologiche, la meccanizzazione, come dire, provvedere a rendere queste isole ecologiche più all'avanguardia, addirittura con la misurazione, l'apertura con la tessera per depositare i rifiuti, ti controllavano che tipo di tipologia di rifiuti era, si sarebbe dovuto aprire il cassonetto giusto sulla base del rifiuto che veniva digitato da consegnare. Bene, questa cosa, c'erano i finanziamenti al 100% a fondo perduto, 1 milione a comune, se come dire, più comuni la somma praticamente diventava molto più alta. I progetti della nostra area
diciamo, parliamo del sud, così non ci lamentiamo troppo. Al sud, quindi nel centro-sud, erano disponibili per questa linea 360 milioni. Quindi mettiamo 1 milione a comune di disponibilità, sarebbero stati premiati 360 comuni. Probabilmente sarebbero stati di più, perché non tutti i comuni avrebbero chiesto 1 milione. Dico, a qua io probabilmente il progetto potrebbe rientrare tra i 500-600 mila, San Michele che è più piccolo 200-300 mila. Diciamo che i 360 milioni avrebbero praticamente gratificato una platea di comuni del centro-sud importante. Cioè non dico tutti, che sono circa 3 mila, ma sicuramente diverse centinaia. Bene, il risultato qual è? La graduatoria che cosa dice? Dice che per quanto riguarda i comuni del sud, i comuni che si sono aggiudicati, che sono entrati in graduatoria, sono praticamente 32. Allora, che cosa significa? Significa che i progetti che dovevano essere quelli, come dire, definiti buoni, quelli che avrebbero modificato l'assetto per quanto riguarda il settore all'interno dei singoli comuni, non sono stati capaci, di alcune migliaia di comuni, di progettare, di presentare un progetto meritevole per ottenere i fondi del PNRR. Allora, dicevo io, che senso ha ad alzare la voce, vogliamo i soldi, vogliamo scorrere? Perché scorrendo, i progetti in tutta Italia sono stati 70 i promossi e 3 sono in sospeso. Allora, che cosa vuoi scorrere se le altre non ce ne stanno altri oltre i 73 progetti? Significa che la realtà, che non siamo capaci di presentare progetti meritevoli di essere promossi, di ottenere quei finanziamenti che vanno a cambiare il volto delle nostre città, renderle molto più pulite, molto più con un servizio, come dire, anche più gradevole, perché spariscono, ci sono quelle isole ecologiche con bidoni che vanno sottoterra, quindi uno non le vede, segna qual è il rifiuto che vuole, si alza il bidone, metti dentro, pesi e il bidone scompare. Quindi sotto questo punto di vista le città non solo non vedrebbero più i bidoni, ma non vedrebbero neanche più nient'altro, oltre al fatto che questo significa passare alla tariffazione puntuale, cioè tu paghi quello che è dovuto, non in base ai metri quadri, in base a quanti cittadini ci sono in casa, ma paghi sulla base del rifiuto che consegni, il rifiuto l'umido, perché per gli altri invece, tipo il vetro, la plastica e quant'altro, ai cittadini con la scheda, se metto il rifiuto della plastica sulla scheda, non è un debito, diventa un credito. E quindi certo, tutti certamente, sarebbero, certo. Avrebbero maggiore favore a fare la differenziata e quindi a migliorare lo stato anche ambientale delle nostre città. Allora, quindi Tonino, Francesco, Claudio, Anna, io ho dato una lettura, ma proprio velocissima, del disciplinare di gara che riguarda il servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani assimilati e spazzamento stradale nel comune di Acquedi delle Fonti per la durata di 2 anni. Quindi disciplinare, cioè i documenti che sono riuscito a recuperare, corrispondenti ad un canone annuo al netto dell'IVA di 2.275.903,35 euro. Ora questi sono i documenti della stazione appaltante del comune di Acquaviva delle Fonti. Il problema qual è? Che noi non abbiamo, almeno io non sono riuscito a recuperare né il contratto firmato dall'azienda e quindi dal comune, e nemmeno l'offerta dell'azienda,
che deve comprendere appunto le modalità di espletamento del servizio, perché c'è un disciplinare che dice cosa serve al comune e poi c'è ci sono le aziende che hanno partecipato. A una di queste è stata affidata, una di queste ha vinto, ecco, cioè è stato assegnato il servizio. Il problema è che io non ho, almeno tra le mie mani, e non sono riuscito a recuperarlo, qual è il progetto dell'azienda, cioè l'azienda che impegni ha preso a proposito di questo servizio, per cui ci potremo limitare attualmente a leggere quelle che sono le parti, le richieste del centro appaltante, ma non quali sono gli impegni anche migliorativi da parte dell'azienda, perché sappiamo bene poi che chi partecipa ci mette qualcosa del suo per acquisire un punteggio maggiore, ma poi bisogna andare a capire se quanto proposto, se quanto sottoscritto viene espletato, perché si paga un servizio, i cittadini pagano un servizio attraverso la TARI ed è giusto che sappiano qual è l'attività che deve svolgere la ditta. Abbiamo una telefonata in linea, procediamo poi con questo disciplinare. Pronto, chi parla? Buonasera, sono Leonardo. Buonasera, allora, ciao Leonardo. Buonasera a tutti quanti. Che è successo? No, volevo informarvi che io stamattina mi sono recato all'ufficio preposto per prendere, diciamo, le buste per organico, differenziata e plastica. Plastica. Sì. Però mi è stato detto dalla signora che le buste dell'organico non ne hanno. In effetti ho fatto anche una foto. Non so se... Mamma, questa che stiamo guardando. Si avvisano i gentili utenti che le buste per organico sono momentaneamente terminate. Ci scusiamo per il disagio, punto esclamativo, e sotto si legge in pregico. Che c'è scritto? Non lo so, sta cancellato qui sotto. E io non riesco a leggere ciò che sta scritto sotto, in pregico. Cioè la precedente, cioè nemmeno un cartello nuovo hanno messo, è un riciclato. Hanno riciclato anche il cartello. Probabile. E quindi questo disagio... Comunque, già parecchia gente che stava sia prima che dopo di me, sì, si sono tutti lamentati. Dicendo, certo, ma è possibile che noi veniamo e non troviamo le buste per l'organico? Ma dov'è che lo dobbiamo mettere questo organico se voi non date le buste? Se lo mettiamo nelle buste normali, quelle buste, così non ce lo prendono. Se le mettiamo, ditelo voi come ci dobbiamo comportare. Con giusta ragione la signora che stava là, l'impiegata, e dice non è colpa mia purtroppo, è inutile che te la prendete con me. E io non è che gli do anche torto alla lì, che non gli do torto, perché dice purtroppo questi, io faccio la richiesta e la richiesta non mi viene consegnato quello che io richiedo, cosa posso fare di più? Non posso fare più niente. Ecco dove si è, diciamo, il nocciolo di questo abuso dell'organico. Però chiedo scusa, caro Leonardo, io leggo, si avviso i gentili utenti, leggevo, la regia è più veloce di me, è fantastico. Però qualcuno mi ha riferito che non è da stamattina, sì, è da un bel po'. No, si avviso, appunto, si avviso i gentili utenti che le buste per organico sono momentaneamente terminate. Ci scusiamo per il disagio, punto esclamativo, e è cancellato qualche cosa. Sotto io riesco a leggere il nome della precedente azienda. Questo mi fa pensare che le buste, che questo avviso sia stato stampato dalla precedente azienda, che quindi c'è stato il passaggio di consegne degli avvisi, questo non lo so, e che comunque già mancavano prima le buste. Sì, mancavano anche prima le buste. Oh, e quindi l'utente... E qualcuno ha anche detto, dice ogni volta è sempre questa storia, mo manca l'organico, e mo manca, diciamo, la plastica, e mo manca... insomma, non è da oggi comunque questo disagio, eh? Appunto io ho sottolineato questo, perché a sostegno del riaffidamento
e dell'esecuzione dei servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti di provenienza domestica e non domestica nel comune di Acquaviva delle Fonti, l'impresa aggiudicataria dovrà realizzare un'adeguata campagna di comunicazione e di informazione remunerata nel canone d'appalto che persegua le seguenti finalità. Le seguenti finalità. Certo, ma purtroppo... Non le ho ancora lette, le seguenti finalità. No, 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 un attimo, che c'è la sorpresa, come l'uovo di Pasqua. Tu caschi proprio a fagiolino, caro Leonardo. Allora, dicevo, le seguenti finalità. Continuare, continuare, Leonardo, significa che è stato fatto prima e quindi lo continuano a fare, secondo te? Lo hanno fatto prima? Cioè, voglio dire, questa comunicazione di informazione, l'azienda precedente lo ha fatto prima? Visto che scrivono continuare, cioè chi scrive i bandi e chi rappresenta le istituzioni e chi è un tecnico incaricato da qualsiasi ente, deve pesare le parole, come dovrebbe fare qualche mio collega ospite in qualche trasmissione nazionale, che usa dei termini particolari con degli aggettivi e dei sostantivi ben precisi, che se uno va ad analizzare grammaticalmente il senso della frase, ecco, non dico che c'è qualche reato, ma peggio, perché come dire imbecille a qualcuno o prendere a schiaffi qualcuno. Con le parole si fa di tutto e di più, e noi che siamo giornalisti lo dovremmo sapere bene. Allora, proprio perché lo sappiamo, e proprio perché riteniamo che un ente, una stazione appaltante, non possa utilizzare le parole giusto per riempire i fogli di un bando, vanno pesate e contropesate, cioè le scrivi e verifichi che poi il tutto viene espletato. È giusto, Leonardo? Perché altrimenti, no, altrimenti l'utente si sente preso in giro. Dico bene? Sì, sì, è logico. Allora, quando uno dice continuare, io non l'avrei scritto continuare. Che me frega a me di quello che è stato fatto prima? Chiedo scusa. Questo è un nuovo bando, non scrivete continuare, se non date la possibilità al Gino di turno di farvi il cappelletto e dire ma quando mai avete informato come si chiama e comunicato bene nella precedente gestione? E va bene. Ad informare dettagliatamente, dettagliatamente, ha un significato ben preciso. Perché se non avessero scritto dettagliatamente, continuare a informare l'utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto, io non avrei potuto dir nulla. Ma quando uno scrive dettagliatamente, io mi rendo conto che all'11 novembre, giornata di San Martino, come ha ricordato benissimo Anna, e già fatto gli auguri a tutti voi che portate il nome di Martino, significa nei minimi particolari. Qua invece manca l'ABC. Se io vado a fare un'intervista, un monitoraggio, facciamo delle telefonate adesso ai cittadini di Acquaviva a Campione, scopriremo che magari, chissà che altissima percentuale, non ne sa nulla che è cambiato la ditta. Uno. Non sa se deve cambiare la scheda. Due. Per andare al centro comunale raccolta. Non sa se è cambiato qualche cosa per lo spazzamento delle strade, non sa un fico secco, quindi il dettagliatamente si è andato a farsi friggere, secondo me, perché si parte bene, o si parte bene, o è meglio non partire. Ma poi dice, continuare a sensibilizzare, continuare ragazzi miei, e io dico, quando mai l'avete fatto, se io Telemaig sono anni e anni, circa 6-7 anni che vi chiedo di farlo, e non venite nei miei studi, nei nostri studi, e nemmeno vi collegate per informare, tant'è che questo bando non c'è stato portato da un assessore, da un consigliere comunale, o da un sindaco, o da chi che sia. Me lo sono dovuto procurare io e stampare a spese mie. Ma dove sta scritto che io devo stampare le cose a spese mie? Quando avete voi il dovere, prendete i soldi dai cittadini con la Tari per fare anche questo? Dico bene, chiedo scusa, Leonardo. No. Se c'è qualche cosa che non ti piace, lo devi dire, perché questa trasmissione è di servizio per i telespettatori. Se tu sei in linea, mi farebbe piacere che tu mi dicessi stai sbagliando, non la penso così. No, io la penso nella tua stessa maniera, perché diciamo... ci sono gli obiettivi molto, molto, diciamo, mirati. Termine giusto.
mirati, coinvolgimento mirati, dell'utenza al sì, fine di svilupparne la partecipazione, e ci mancherebbe. L'utenza e le associazioni, io mi ricordo di dire, dove stanno gli utenti che sono stati partecipanti e dove stanno le associazioni che hanno partecipato attivamente. Poi lì, assistenza e accompagnamento dell'utenza domestica e non domestica nella fruizione dei nuovi servizi, promozione di iniziative, eccetera, eccetera. Ma c'è scritto anche quante buste e il peso delle buste, le caratteristiche delle singole buste, se devono essere per l'organico, per la plastica. È chiaro. Quindi viene meno quanto è stato sottoscritto, penso, nel contratto, perché io ho il diritto di portare, di mettere nel mastello la busta e che mi venga raccolta, e questa busta non mi viene consegnata. Quindi l'azienda che cosa avrebbe dovuto dire? Avrebbe dovuto rilasciare le caratteristiche, per come la vedo io. Mi trasformo in un sindaco, io sindaco Carlucci, dico all'azienda, cara azienda, abbi pazienza, o al dirigente che deve verificare il funzionamento e tutto il resto del contratto, adesso mi sfugge il termine tecnico, e allora di carissimi, voi avete preso un impegno dal primo, dal 2, dal 3 novembre, lo sanno solo loro perché io non l'ho ancora capito da quando è partito il contratto, e va bene. Non avete le buste, è un problema vostro. Voi avete partecipato a un bando, le buste dovete tenere già nel contenitore, nei vostri depositi. Le buste dovevate tenere già nei vostri depositi, compresi i mastelli. Non so se è chiaro, amico Leonardo. Se io partecipo a un bando e dico che voglio fare questo e quell'altro, devo avere poi non solo i mezzi, ma tutto quanto serve per poter espletare il bando, e quindi anche le buste e i mastelli. Invece i mastelli ancora non ci sono, almeno non sono stati consegnati a molti che ci hanno fatto la segnalazione, e tu mi confermi che stamattina, abbiamo visto il cartello, non ci sono ancora le buste. E quindi avrei detto, io, Carlucci, faccio l'esempio, di cara azienda, o il dirigente per me, cara azienda, visto che non sei stato in grado di procurarti le buste di partire con, così come è previsto al capitolato e tutto il resto, consegna a ogni singolo cittadino che ha bisogno le caratteristiche tecniche delle buste, loro se le comprano, vengono con lo scontrino e tu, cara azienda, gliele devi rimborsare. Non so se sono chiaro, ti sarebbe piaciuta una soluzione del genere? Invece tu, caro Leonardo, e tutti gli amici, si andranno a comprare le buste, evviva! Non so se è chiaro, e ognuno ce le rimetterà di tasca propria. Abbiamo l'Enel, che la corrente, l'energia elettrica, che è aumentata. È aumentato il costo della vita e tutto il resto. C'è un bando che già paghiamo, paghiamo le buste e non ce le date, non va bene. E addirittura riciclate il messaggio. Cioè, ma con che faccia, chiedo scusi, mette, si appone a un... A parte che questi avvisi di pubblico, questa è una carta igienica, chiedo scusa, Leonardo, tu avresti dovuto dire, chi stava lì, e dovevo dire, scusi, signor X, ma questa carta igienica chi l'ha scritta? Ci vuole il timbro, ci vuole una firma, ci vuole una data. Ma in effetti non sta neanche firmata, non so perché sta... Ma che diciamo... Questa è carta igienica, là doveva andare qualcuno del comune e fargli un 48 e di come vi siete permessi? Utilizzate una nostra sede, voi state sotto al palazzo di città, è vero che ci sono i mascheroni sopra, ci fate fare una brutta figura, partiamo proprio col piede sbagliato. E allora scusami Leonardo se mi sono permesso, ma su questo argomento no, io mi ricordo bene il Luca di Napoli, assessore in piazza Vittorio Emanuele II, che diceva verso la coda cons non è come dici tu, e invece oggi quello che era vero e oggi è confermato con il nuovo bando, gli stessi disagi e disservizi. Non so se è chiaro. Con buona pace dell'ex assessore Luca di Napoli e del partito che lo rappresentava e di tutti coloro i quali allora, come oggi, sono ancora nella pubblica amministrazione a governare la città di Acquedi delle Fonti. Cambiano i nomi, ma la colorazione politica è quella. Allora io dico, Leonardo, se non ti dispiace, io vorrei capire dalla voce di Tonio Santamaria, Anna, Claudio e Francesco, se è mai possibile che si parte con un servizio nuovo e non ci siano ancora le buste per i cittadini, non ci siano ancora i mastelli per i cittadini che sono invece pagati attraverso il nuovo bando, il nuovo contratto. Chi vuole intervenire per primo? Decidi tu. Io,
C'è da dire veramente poco. Anna, quando dice Tonino decidi tu, vuol dire che vuole essere lui il primo. E va bene. E gli cediamo la parola a Tonino. Cito ad Anna. Grazie, sei molto gemaio, come dicevo. È un cavaliere d'altri tempi, lo abbiamo detto, un cavaliere d'altri tempi, prego. È in via di estinzione, quindi teniamocelo caro, perché insomma non c'è più, i gentleman non ce ne sono più. Allora Anna, cambia la ditta, ma i cittadini restano sempre scontenti. È proprio almeno, da titolo, come dire, come titolare una prima pagina, perché è ancora una mortificazione per i cittadini, per gli utenti, ma anche quell'avviso così sciatto, posso usare questo termine, io lo vedo tale, è anche una poca educazione da parte di chi invece è pagato da quei cittadini, dai cittadini per dei servizi. Quindi ci sono tante componenti che fanno pensare che siamo sempre gli ultimi. Mi ci metto anch'io perché insomma i cittadini ormai non vengono più come dire, tenuti nella giusta considerazione. Anche scrivere un biglietto, anche dare un'indicazione con una bella scrittura, ma come dicevi tu, con un timbro, un dispositivo, e dà anche una sensazione di essere, come dire, pensati in maniera più gentile, per non parlare poi di tutto il resto. Cedo la parola a Tonino, grazie. Prego Tonino. Io praticamente, facendo riferimento a quello che diceva Anna, quello che manca ancora una volta è il rispetto per i cittadini. Io, a me quel volantino, quell'avviso, quel non so come chiamarlo, praticamente era già stato fatto, da quello che ascoltavo, già stato scritto da prima del primo novembre, quando è entrata con la nuova ditta. Era già una cosa vecchia, quindi già da prima mancavano le buste, tanto è vero che sotto c'è scritto in pregio, quindi chi l'ha scritto è la vecchia ditta. Quando si è dato l'appalto alla nuova ditta, che è entrata di fretta e furia, ti ricordi l'intervista dell'assessore che disse no, probabilmente entrano, ma dobbiamo farla entrare dal primo novembre, non si sono ricordati che le buste già mancavano e che quindi alla ditta, in base al capitolato, in base a tutto quello che dicevi tu prima, doveva innanzitutto presentarsi con le buste, con il materiale, già tutto pronto, perché è inutile che tu dai l'appalto se la ditta che subentra non è pronta a subentrare. Per cui quella cosa mi ha ricordato un attimino, parafrasando il Gattopardo, tutto cambia, quindi è cambiata la ditta, ma perché nulla cambi. Quindi quello che era, non è cambiato nulla, se non probabilmente, non nel metodo eventualmente, se non il nome della ditta. Ma probabilmente è chi organizza, voglio dire, la storia della carta dei servizi, se ricordi bene, è una cosa che alla vecchia ditta, quando CNS, è mancata per mesi, molti mesi. Oggi si riparte nella stessa maniera, non c'è la carta dei servizi, che è un dato che dovrebbe essere consegnato, diciamo, quasi prima di cominciare il servizio, perché io devo comunicare cosa devo fare, come lo devo fare, nelle ore che devo fare, come organizzare a livello generale e poi nel particolare. No, era stato fatto una cosa con la vecchia ditta, continuiamo, ecco la parola continuiamo sullo stesso solco. Bene, continuiamo sullo stesso solco. Problemi avevamo, problemi abbiamo e probabilmente problemi ne avremo ancora. Non sappiamo per quanto tempo ancora. Claudio? Sapete che non mi piace esprimermi in merito ad argomenti che non sono stati approfonditi, quindi diciamo che, come diceva Tonino, la ditta subentrante probabilmente si è trovata impreparata
forse non gli è stato comunicato della mancanza di delle chiedo buste. Scusa Claudio, chiedo scusa Claudio, una telefonata, chiedo scusa. Prego, scusa. Prego. Pronto presidente illustrissimo, buona serata. Posso andare in diretta 2 minuti? Io sono in trasmissione per la verità e ho risposto, perché quando un presidente chiama si risponde sempre. Possiamo metterle in viva voce un attimino? Io sono in treno, spero che... Sì, sì, in treno, va bene, ce lo auguriamo, se cade la linea, pazienza. Presidente nazionale Copagri, pronto? Redazione, microfono a voi per piacere, datemi una mano. Allora, Leonardo, un attimo in linea. Presidente Battista, auguri da parte di tutti noi. Grazie. Per il nuovo ruolo e per quanto potrà fare, visto che ricoprendo un ruolo insomma più autorevole, forse riusciremo a raggiungere maggiori risultati. I nostri migliori auguri. Grazie, oggi abbiamo fatto l'esordio con l'incontro con il presidente Meloni. Sì, e purtroppo c'è... E Giorgetti. Col presidente Meloni diceva. Sì. Sì, e con i ministri. Sì. Abbiamo discusso della legge di bilancio che loro devono approvare. E volevano da noi tutte le aziende, le associazioni di categoria delle imprese, sia agricole che artigiane, edili e industria, commercio. Era tutto il comparto delle imprese. E abbiamo esposto le nostre problematiche, le nostre criticità, le esigenze. È stato un incontro che è durato 4 ore, dalle 13.30 fino alle 17.30. Un tour de force, presidente. Sì, sì. Appena completato il congresso, già messo all'opera. Oh, sì, e qui diciamo il 6° congresso nazionale della Copagri si è concluso con un lungo applauso, è scritto in questo comunicato, al presidente uscente e con la nomina dei nuovi vertici e quindi appunto Battista e Bernardini. Ecco, sì, il vicepresidente. Ecco, presidente Battista, riteniamo fondamentale, lei ha detto, perseguire una politica di sovranità alimentare che tuteli gli interessi dell'agroalimentare e valorizzi le indicazioni geografiche, vera ricchezza del nostro paese. Sì, esatto. E quindi... Si riuscirà a farlo? Noi abbiamo incontrato il ministro nell'ultima settimana 2 volte, mercoledì pomeriggio e lunedì pomeriggio, lunedì in forma riservata e mercoledì da noi al congresso nostro. Sì. Lui è deciso nel perseguire questa strada. Quindi, per la valorizzazione, ed è stato ripetuto oggi anche dal Presidente del Consiglio, loro devono seguire la strada della valorizzazione e della tutela delle aziende che producono le nostre eccellenze in tutti i settori, di tutelare il Made in Italy in tutti i settori, quindi compresa anche l'agricoltura. Per l'agricoltura ovviamente il ministro ci ha spiegato quello che deve fare per tutelare appunto le aziende. Noi confidiamo molto in questa loro idea di lavoro, cioè, io l'ho detto anche oggi al Presidente, ma l'abbiamo detto al Ministro nei giorni scorsi, il nostro auspicio è che ci sia il governo che duri una legislatura intera in modo da poter normare dei provvedimenti strutturali per il settore, in modo poi da poter garantire alle aziende programmazione e investimenti, perché noi negli ultimi 7 anni, nelle ultime 2 legislature,
8 anni, abbiamo avuto 7 ministri, e quindi ogni volta che si cominciava a intavolare un discorso, una programmazione, è stata interrotta e poi è stato ricominciato tutto da capo. Quindi per due legislature intere noi siamo rimasti fermi al palo come programmazione. Oggi sono stati illustrati tutti i miliardi che sono disponibili dai finanziamenti comunitari, che non sono solo i PNRR ma anche i fondi di investimento strutturali. Noi confidiamo nelle misure strutturali, quali ad esempio la gestione dell'acqua, e cioè ci sono degli studi completati per i dissalatori che devono dissalare l'acqua e quindi poter creare sia acqua potabile soprattutto e l'acqua per l'irrigazione. Poi la costruzione degli invasi e i depuratori per la terra. Però tutto questo è molto semplice dirlo, ma molto più difficile strutturarlo, perché c'è bisogno di uno studio della morfologia del territorio e quindi capire dove è più idoneo costruire un dissalatore, dove invece gli invasi, perché c'è il rischio dell'evaporazione, quindi dove questo non può accadere, e i depuratori. Ripeto, questi sono i primi confronti che noi abbiamo avuto con il Ministro e le prime nostre proposte che abbiamo fatto, perché è chiaro che non dobbiamo solo lamentarci, ma dobbiamo anche aiutare la politica a capire come poter programmare e strutturare. Possiamo senz'altro comunque affermare, Presidente Tommaso Battista, che siete soddisfatti di questa apertura al confronto e che evidentemente è di buon auspicio per il prosieguo. Assolutamente sì, perché essendo un governo politico è chiaro che con la politica i confronti sono diversi rispetto ai governi tecnici. Quindi è chiaro che adesso noi abbiamo illustrato e proposto, poi sta a loro mettere a lotta quello che noi abbiamo chiesto. E comunque da parte loro c'è stata apertura, disponibilità e comunque la volontà di passare ai fatti, come si suol dire, dalle nostre parti, perché, ripeto, noi siamo fermi da due legislature, perché si sono inseguite norme e provvedimenti, ma sono stati tutti provvedimenti tamponi, perché si sono rincorse le emergenze. Noi invece ci auspichiamo che questo governo, avendo appunto 5 anni di tempo per poter lavorare, possa avere il tempo per studiare, per programmare, progettare e quindi dare la possibilità alle aziende di effettuare gli investimenti. Io ci ho tenuto a sottolineare questo con la mia osservazione, quindi la mia domanda, perché in questo periodo che è stressante per tutti noi, per tutti i cittadini e diversi comparti, avere un po' di speranza e di fiducia, almeno che vi siano delle istituzioni che danno questa disponibilità ad ascoltare, quindi attenti a quelle che sono le realtà della nostra Italia, e, insomma fa bene. Alla nostra intimità, voglio dire, ci fa ben sperare, quindi in un futuro migliore, e quindi aver fiducia nei nostri rappresentanti, nei nostri parlamentari, naturalmente nel nostro governo. Presidente, noi siamo contentissimi della sua nomina. Grazie. Lei non ci crederà, ma siamo contentissimi. Perché, ci credo. perché lei è stato così sinceramente disponibile e trasparentemente affidabile nei collegamenti, nell'essere sempre puntuale nell'informazione ai nostri telespettatori, proprio nel momento in cui c'era maggior bisogno, nel periodo del Covid e post-Covid. Non è mai mancata... Sì, non è mai mancato il suo apporto. Chi mi ha sostituito, quindi potrete sicuramente
contattare il nuovo presidente regionale. Di certamente, però, sì, sì, però presidente Battista adesso sì, ci mancherebbe che noi ascolteremo il regionale, però lei so che adesso sarà rincorso da tante TV nazionali, ma non ci abbandoni perché a noi farà sempre piacere ospitare. No, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Anche perché la vogliamo rivedere in un bel collegamento Skype in video, nostro gradito ospite insieme ai miei colleghi che sono collegati adesso in questo Liberamente Parliamone, Anna Larato, Francesco Lopuzzo, Claudio Maiulli e Antonino Santamaria, che è un ex amministratore della cosa pubblica, poi ha appeso le scarpette al chiodo e ha continuato a fare CNA e quindi ha partecipato recentemente anche alla fiera dell'agricoltura a San Michele di Bari, dove un vostro rappresentante ha portato i vostri saluti. E allora Presidente, sì, la lascio riposare tranquillamente, buon viaggio e grazie, magari, grazie di questa telefonata. Grazie a voi, alla prossima, buon lavoro. Grazie, a lei, grazie. Benissimo, chiedo scusa, Claudio, Leonardo, penso forse avrà chiuso la telefonata, Leonardo. No, sto ancora. Scusami Leonardo, è arrivata la telefonata del Presidente Nazionale, la Copagri, e ci ha fatto piacere perché la nostra competenza nel settore è cresciuta grazie alla sua collaborazione in questi anni, Anna se lo ricorda bene. Tanti collegamenti che ci ha dato la possibilità di fare, poi è appunto una bravissima persona e siamo contentissimi di questa nomina. Bravo. Tonino, siamo contentissimi, Tonino, dove sta Tonino? Caro Tonino, finalmente possiamo dire la persona giusta al posto giusto, Tonino, su questo io non ho nemmeno un millesimo di percentuale di dubbio. E allora dicevo, Claudio, tu per te va tutto bene, Claudio, però se fai attenzione a queste... Ho già espresso il mio parere. Sì, 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 però ti dico attenzione. Ma sono completamente d'accordo con Tonino Santamaria, però ripeto, non avendo però, i dettagli non se, posso... Se dovessi finire tu le buste dell'organico... Le chiederò a Tonino, che sicuramente se le fa arrivare dalla Cina. No, non chiamare me e dire portimi una decina di buste e non te le porto, perché se tu sei contento della situazione... Ci avrà sicuramente una scorta dalla Cina, Tonino. A disposizione, Claudio. Ecco, abbiamo fatto l'affare in diretta. Prego, Francesco, dammi una mano tu, che qua sono troppo moderati i nostri colleghi, moderatissimi. Sembro che io sono il matto dei rifiuti, perché quando parlo di questo argomento, guarda, non riesco a mantenermi, ma, non voglio dire, voglio, ma. Prego, Francesco. Allora, sì, io... accolgo la citazione letteraria di Tonino che faceva riferimento al Gattopardo. Ha fatto questa cosa Tonino. Quando? Non l'hai seguito, Gino. È vero? È prima. È vero? È stato proprio nel momento in cui proprio in quel momento in cui mi sono allontanato, mi sono andato alla toilette. Scusami Tonino, mi scusi. Una citazione ho fatto, una. E mi è scappata, non è colpa mia. Ognuno ha le sue esigenze. Scusami Tonino, prego. Allora, siccome io amo, come noto, la letteratura, quando sento qualcun altro fare una citazione non posso che rispondere con un'altra, perché poi vado a ripescare, i miei amori sono Dante e Manzoni, quindi attingo molto a questi due autori. E, mi viene in mente, non a caso, Dante quando per bocca di Virgilio dice «Vuolsi così, colà dove si può, quel che si vuole, più non dimandare», rispondendo a Caronte che faceva domande su come mai Dante si trovasse lì. Siamo all'ingresso dell'inferno e quindi insomma risponde in questo modo, della serie fatti tuoi, e sembra un po' la risposta che diciamo dal comune viene data ai cittadini che poverini finiscono le buste per conferire l'umido e si trovano non soltanto una risposta stampata fissa sull'ingresso dell'ufficio,
e quindi della serie non entrate nemmeno, ve lo scriviamo, ma addirittura una risposta riciclata della serie: non rompeteci più le palle. Mi sembra esagerato questo nei confronti di Francesco Oltca, game over. Game over, io non ho detto che devi fare più di quello che faccio io. Gino, però mi sembra una risposta impertinente nei confronti di chi paga un servizio per non ottenere nulla. Paga un servizio, tra l'altro gli era stato promesso, li ricordiamo tutti, i comizi, le trasmissioni, lo dissero anche qui da te, ospiti, l'avevano scritto, che avremmo, perché paghiamo tutti, che avremmo pagato di meno, soltanto l'avvio del servizio costerà un po' di più. Invece qua il costo non scende mai. Ecco, allora, Francesco, siamo mai tornati a pagare di meno. Francesco, qua dice: kit di separazione dei rifiuti solidi urbani per utenza domestica. Ad oggi le utenze domestiche residenti all'interno del comune di Acque delle Fonti hanno in dotazione apposite attrezzature per la separazione dei rifiuti solidi urbani. Per tale ragione, oltre ad una percentuale di nuove attrezzature per eventuali sostituzioni, quindi mastelli per esempio, no? Si prevede la fornitura annuale dei seguenti materiali di consumo. Quindi dice 156 sacchi da 30 litri per la raccolta della frazione organica. Io non dico che dovevano prevedere 156 sacchi annuali per tutti gli utenti, ma qualche sacchetto per utente l'avrebbe dovuto mettere da parte prima di partecipare, prima di attivare questo servizio. E quindi, caro Leonardo, nel capitolato c'è scritto tutto, ma io oso dire che non avrei saputo fare di peggio. Posso dirlo questo? Cioè, si può dire dal punto di vista deontologico, dal punto di vista, voglio dire, la correttezza, faccio qualcosa di grave se dico che io non avrei saputo fare di peggio rispetto a questo che ho letto, perché il problema non è quello che si scrive, è quello che in realtà rispetto a quello che si è scritto in precedenza è stato realizzato ed è stato osservato specialmente dalle associazioni e dagli utenti. Quindi se in passato sono stati riscontrati degli errori, delle anomalie, dei problemi, ci si aspettava che con il futuro bando qualche cosa migliorasse, si tenesse conto del passato. Invece mi sembra, dopo aver letto tutto, mi mancano alcuni documenti, che non è migliorato un ben fico secco. Anzi, mi è sembrato di capire che dove c'erano i problemi, per esempio per i cestini, dici perché dobbiamo mettere che dobbiamo avere centinaia di cestini? Non lo scriviamo, perché nel bando precedente c'erano scritti i numeri di cestini, erano 100 e rotte, eccetera, eccetera. Non lo scriviamo. Perché dobbiamo scrivere che ci deve essere un operatore a terra quando la spazzatrice passa, quindi ci deve essere un operatore a terra in alcune strade? Scriviamo che in quelle strade dove si fa lo spazzamento manuale passa la spazzatrice, eccetera. Cioè ci sono tante situazioni che vanno più incontro all'azienda, chiunque fosse l'aggiudicatario, che incontro alle esigenze dei cittadini. E io, in quanto rappresentante dell'associazione dei consumatori, posso mettere il sigillo che questo bando, così come è stato fatto, non tiene in molti aspetti conto di tutte le osservazioni che sono state poste negli anni da parte della Codacons. E questo è grave, gravissimo. Gravissimo. Chiuso il capitolo, Leonardo, che cosa ti devo dire? La domanda all'InfoPoint, che se non sbaglio gratuitamente la sede è offerta dalla città di Acque delle Fonti, ognuno di noi paga non so quanto per quella sede, con le sue tasse, logicamente, non capisco perché si debba occupare la sede del comune e non dire invece col capitolato devi avere tu una sede, cara azienda, non lo so quanto abbiamo risparmiato con questo fatto, ma gli hai detto se io non ho le buste come posso conferire rifiuti? Posso mettere una busta normale e voi ve la raccogliete lo stesso, per esempio? E questo è il problema, che se metti una busta normale a volte, diciamo a volte, che non è sempre, la prendono e a volte non la prendono. Chi si trova, diciamo, la prende oppure, diciamo, rimane là. Io mi sono trovato già due volte ad andare io personalmente a portarlo sulla zona industriale, là. Al centro comunale raccolta? Sì, due volte. Una volta il cartone, che non presero,
e poi le bottiglie. Con tutto ciò che li scesi tutti e due dalla sera, non furono raccolte, li portai io direttamente e, scusa la parola, mi incazzai pure con quello che stavo. Dici, ma è normale che questa è la seconda volta che l'avete fatto. Se lo fate la terza volta, poi non so come andremo a finire, perché la prima volta, vabbè, posso ammettere una dimenticanza, ma la seconda volta il mio dubbio c'è, però la terza volta no. E in effetti io sono andato direttamente, ho portato sia il vetro che il cartone. E non è neanche giusto che dovrei andare io a portare il cartone o il vetro, che non è neanche giusto. Allora, che paghiamo a fare allora gli operatori qua? Che cosa paghiamo a fare? Per niente? Per fare il servizio noi stessi? A prendere la spazzatura, quel che sia, a portarli direttamente? E sai quante altre persone stavano dietro di me che non avevano preso la spazzatura, un cartone, un vetro, quel che sia? Non è la, diciamo, solo a me, ma è anche agli altri. E stamattina all'InfoPoint eravate in tanti, quanti più o meno? Eravamo una decina. Una decina di persone, c'erano anziani anche? Sì, sì, c'erano anche degli anziani, che poi quando hanno visto che se ne sono andati, hanno detto, vabbè, non è la prima volta, noi questa è la seconda o terza volta che noi siamo venuti e troviamo sempre il solito biglietto che non ci sono buste per l'organo. E chiedo scusa, ma non hanno preso, non si sono trascritti il vostro numero, il vostro nome, cognome e numero telefonico e detto vi chiamiamo noi non appena arrivano le buste o magari vi chiamiamo e ve le portiamo a casa? No, negativo. Addirittura certi anziani hanno letto, sì, il biglietto da fuori, sì, perché poi la porta era chiusa, sì, perché chi entrava doveva chiudere la porta, hanno letto il biglietto e hanno detto caspita, e se ne sono andati, senza reclamare, senza niente. Però alcuni hanno detto no, io devo entrare perché devo reclamare, perché non è da oggi che sto fatto delle buste. Eh sì, però in particolare per gli anziani, scusami Anna, in particolare per un anziano, non dico, vabbè, dovrebbe essere fatto per tutti gli utenti, perché la mancanza non è la mia dell'utente. Io vengo da te, magari pure la seconda o la terza volta, non hai le buste, ti prendi nome e cognome, numero telefonico, appena arrivano mi avvisi. E la cosa migliore, più ottimale sarebbe stata te le facciamo portare dall'operatore a casa, non appena arrivano le buste, perché il problema è mio, non è tuo. E tu stai già pagando un servizio a cui io sto dando un problema. E scusami Anna, invece qua manco gli anziani. Ah, quel foglietto lì se ne vanno a casa e devono stare a ritornare chissà qua tutti i giorni oppure andranno a comprare le buste. Ecco. E te l'ho detto Gino, non c'è veramente, come diceva Tonino, come ho detto anche prima, è proprio... il non, ma non dico il rispetto, ma il senso civico, stiamo perdendo veramente il senso delle cose. Poi credo che sia veramente un atto dovuto il fatto di un contratto, dalle immagini che abbiamo passato e abbiamo visto in questi giorni, anche una città sporca, non lo so poi chi non è attrezzato, non ha la possibilità, non dico economica, perché le buste che poi danno, non so dalle vostre parti, ma le nostre, io non le ho mai usate, le buste quelle per l'organico, si sfaldano, non so se la vostra ditta vi dà delle buste resistenti, anche quello è secondo me un bluff, per non dire altro. Per cui le nostre buste in dotazione non le vado più a prendere qui, eppure sotto casa devo fare pochi passi, però non sono i sacchetti idonei per poter conferire l'organico, quelle si sfaldano, non reggono al peso. Non so con quale criterio vengono concepite, non lo so da voi. Penso che, se non ricordo male, è fatto così perché devono avere il loro peso, perché più sono consistenti e più poi provocano... Ma non è vero, Gino, perché quelle che danno i supermercati... C'è il costo, rispetto alla grammatura, cambia il costo e anche... E poi il conferimento... Ma che ce le date a fare queste buste, se alla fine questi sacchetti... Però,
E siamo d'accordo, però nel nuovo capitolato, nel nuovo bando, Tonino, però io a Claudio è prevista, c'è scritto, come dire, ci sono scritte le caratteristiche, quindi noi ci aspettiamo le buste. No? Leonardo, per piacere, appena arrivo le buste, me ne porti un campione che le facciamo analizzare dall'associazione a livello nazionale. Se non corrispondono a quelli, denunciamo la Procura della Repubblica per truffa ai cittadini, già glielo diciamo subito. Se voi non ci date le buste, così come è previsto nel contratto sottoscritto, io vi denuncerò, non io, ve lo farò fare una denuncia al presidente nazionale del Codacons, a costa di andare a Roma e a mettermi sotto il suo ufficio ad aspettarlo. Su questo è un impegno che prendiamo con i nostri cittadini, così la finite di rompere le scatole. Ma la cosa che mi piace, Tonino, lo sai qual è? Stavo dicendo una cosa, se che possibile. Cosa? No, sì, prego. Stavo dicendo che a Claudio non saranno mica quelle buste che gli devo fornire. E quelle costano un sacco di soldi, quelle più leggere. No, gli devo dare quelle buone, mica posso dare quelle buone. E quando... La qualità, non ho dubbi sulla qualità sì, il problema sarà il tuo portafoglio. Maria, sicuramente. No, che portafoglio? Qualità. Perché a gratis gliele dai. Ho fatto la foto con il ministro dell'ambiente indiano, me le faccio mandare direttamente da lui. E se chi le paga queste buste, Torino? Le dà gratis, che c'è? Caspitino, le buste gratis, per me 1500. Il ministro mi fa pagare pure le buste. Prendine un migliaio che serviranno per la campagna elettorale al prossimo candidato sindaco. Perché i prossimi candidati sindaci glieli diamo che distribuiscono le buste dell'immondizia, un tempo la pasta, i quaderni. Adesso, al prossimo anno, distribuiamo le buste. Hanno più valore le buste, Francesco. Scusa, per l'organo. Sono candidato io. Non sei candidato? No, perché Tonino, a me basta. A Claudio posso regalare. Le posso regalare ai compagni di viaggio, ma mica. Grazie. Vabbè, comunque tu tieni questa idea, mi piace. Prendi appunti, Francesco, è bella questa idea della distribuzione in omaggio in campagna elettorale alle buste dell'organico, una cosa utile ai cittadini. Ecco. Come dicevano per una città più pulita i nostri antenati, è gratis, giungiamo tutti. Benissimo, quando è grande. Quella è la gioventù, quei giovani. Hai visto? Apprendono subito le cose di piacevoli, ecco, diciamo, gli aspetti piacevoli. No, Leonardo, con questa telefonata ci hai fatto agitare, Leonardo. E mo ti porto una camomilla. No, guarda, la camomilla ormai a quest'ora, che vuoi prendere la camomilla? Una pizza, non lo so. Aspetta che chiedo, ragazzi collegati, come la volete la pizza che ci offre Leonardo stasera? Anna? No, grazie, io mi mangio un'insalata stasera. Sei fortunato, hai risparmiato una pizza. Tonino? Io la sera mi mantengo leggero. E sono due pizze, adesso viene il lato pesante, i carnivori, i mangiatori di pizze, questi tre o quattro a testa se ne fanno. Claudio, che pizza preferisci? Sarebbe una cosa gradita, ma purtroppo, come ho anticipato prima, ho un impegno lavorativo imminente, quindi non potrò. Deve fare e so tre, Francesco. Quindi, anzi, vi sto per lasciare, perché... Aspetta che mostri giungiamo tutto. Francesco? Se no stava per su. E infatti... Lascio a Francesco la mia pizza, dai. Francesco, che pizza? No, ribadisco, se ho offerto. Il gusto. Sì, ma che gusto che deve prenotare Leonardo. No, a piacere di Leonardo. Vabbè, una pizza a piacere. Però vi volevo dire, e voglio dire anche a Leonardo, la faccia. Ma questo non è pizza, cos'è? Arrosto. E chi è questo? Questo è un amico, un altro amico ci ha mandato questo. Bravo, grazie Francesco. Ci sono anche le castagne. Se vuoi noi siamo disponibili a farti compagnia, caro. Francesco, non è Lopuzzi, è un altro Francesco che ci ha mandato questa immagine. Dicevo, Claudio, se hai l'impegno ti salutiamo. Sì, vai sì, pure. Sì, vi devo salutare perché finché... Corri. Allora, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. E buon proseguimento. Ciao corri, a tutti. Corri, vai nello studio. Ciao, ciao. Ciao, Claudio. Oh, dicevo, Tonino, Anna, che quando ho letto... e Francesco e Leonardo, vi ricordate che appunto, questo mi è venuto in mente da quanto ha detto Anna, tu hai detto appunto che le buste si rompono facilmente, certo, e che quindi esce poi un po' di liquido da queste buste,
E allora, nel precedente disciplinare del vecchio appalto, c'era scritto che dovevano svuotare i mastelli. Mi segui? Mi seguite? La cosa che si fece notare, guardate che voi non svuotate i mastelli, prendete le buste e le lanciate sul cassone, insomma, sul mezzo della raccolta. O le lanciate o non le lanciate, così facendo cade del liquido, gocciola del liquido sui marciapiedi, sulla strada, e non è bello quel liquido perché insomma è un po' puzzolente, specie d'estate poi, se c'è qualche goccia in più si sente il cattivo odore. Convenite con me? Certo. Sì, puoi dire una cosa. Ora, nel nuovo, se non ho letto male, l'ho letto velocemente, nel nuovo c'è scritto che possono svuotare prendendo o svuotando il contenitore o prendendo la busta. Non so se è chiaro. Quindi adesso sono autorizzati a prendere la busta. Non gli potremo nemmeno più dire devi svuotare il mastello con tutto il liquido che sta nel mastello. Possono prendere solo la busta. Grazie a chi ha scritto quel bando e ha previsto questa cosa. Ha fatto un favore agli utenti e all'ambiente del nostro territorio, del Comune di Acque delle Fonti. Le strade saranno più pulite, i marciapiedi saranno senz'altro più puliti. È stata un'idea genialissima. Bravi. E allora, Leonardo, ti saluto. La pizza in un'altra serata, perché c'è passata la fame, solo a pensare... Non ci sono problemi, lo sai Luigi. E comunque, ritorna lunedì a chiedere le buste e se non ci sono, lasci il numero telefonico, il numero... Comunque io spero, Luigi, ora devo dire un'altra cosa. Cioè, che cosa? Io spero che il prossimo anno ti sì. Cadi di tu come almeno chiudiamo, ciao, adesso te pare che hai fatto squagliare la torta, nessuno. La torta si è squagliata con tutte le candeline. Ciao Leonardo, buona serata. Buona serata. Andiamo ciao. Ciao Leonardo, andiamo subito alle segnalazioni, guardiamo le segnalazioni. E così salutiamo i nostri amici e ci congediamo. Mannaggia, ci sono le segnalazioni, ma guardate un po', guardate. Quando ho letto quella frase lì, è possibile svuotare il mastello e non più svuotare... Non... Questa è proprio nuova. È intelligente come scelta, molto intelligente, perché così nessuno gli potrà dire mi hai sporcato il marciapiede, è colpa tua, cittadino, che è il mastello sporco, non è colpa mia. Sono veramente geniali, ecco perché io volevo che si aprisse il confronto prima di fare il bando. Adesso ci dobbiamo tenere 2 anni con la possibilità della proroga così come previsto, e allora questa è la segnalazione che riguarda via Trellame, lo devo dire io? Va bene. Allora, Tonino, Anna e Francesco, questa è via Trellame. Il telespettatore dice che sono state chiuse delle buche con un sistema molto spartano. Anziché con l'asfalto fatto in una certa maniera, con il sistema a sputazza. A scuola, non so come si può chiamare, a questo è il termine che mi è venuto in mente, cioè hanno buttato via questa, ma è catrame quello comunque. Sì. E quindi più che chiudere la buca l'hanno colmata. Non lo so se è stato fatto da un privato o dal comune, comunque chiunque l'abbia fatta questa porcheria non mi sembra che abbia avuto una buona riuscita. Certo ha colmato le buche, ma quelle fra un po' si frantumeranno tutte, come è già successo in questo caso, vediamo insieme, e si sfalderà tutto quel catrame. È un rifiuto, non è un colmare. Ah, è un rifiuto, ma è catrame, non riesco a vederlo, perché non c'è un rifiuto. Così per terra, infatti, volevo dire, è chiaro. Ma non è catrame? Sì, non è catrame, ma non c'è consistente, cioè non è... sì, non c'è consistente. Quindi tu dici... diciamo, depositato. Ah, anziché portarlo in discarica, l'hanno messo lì. Ma si può? Per strada. Ah, tu dici, facendo... Francesco, facendo i passi, chiudiamo qualche buco.
È avanzata quella catrame. Allora, dove lo abbandoniamo? Vabbè, mamma, se la signora anziana del cimitero, che è andata alle 14.30 il lunedì famoso e ha trovato il cimitero chiuso con il bus messo a disposizione del comune, e ha dovuto aspettare fino alle 16.30 per entrare nel cimitero, poi è andata dopo una decina di giorni perché partecipava all'ottavario dei defunti, e quel giorno in cui è mancata l'acqua c'era l'ultima giornata dedicata all'ottavario dei defunti, la redazione mi correggesse se sbaglio, ecco, ha detto, ha esclamato, è tutta da qua vive, eccetera. E non vorrei, sono curioso di sapere, cara signora mia, amica nostra, che cosa ne pensi di quest'altra trovata, di chiunque sia stata, certo, può essere un privato, può essere un ragazzino, può essere un vecchietto, può essere stato chiunque, ma che cosa esclamerebbe nel vedere queste immagini? Io direi, io penso che direbbe, finalmente hanno chiuso la buca in cui potevo cascare. Beh, e quindi hanno fatto, chiunque sia stato, ha fatto bene. Ma guarda un po', guarda. Ma no, possiamo continuare a dire, tutta da qua viva succede, ma guarda un po', guarda. Andiamo avanti, altre segnalazioni? Ci hanno mandato questa foto e ci hanno detto, ma qui che stanno facendo? Io non lo so, non ho idea che cosa stiano facendo, perché sul sito non ho trovato nulla. Stanno attrezzando. Stanno? Stanno attrezzando l'area. Stanno attrezzando un'area? Sì. Ah, vabbè, però non sappiamo di che cosa si tratta. Se è un parcheggio. No, non lo sappiamo. Non è un parcheggio. È un parcheggio, sarà un parcheggio per i mezzi. Sempre un parcheggio. Per mezzi pesanti? Uno spazio largo per, come parcheggio. Non ho capito bene dov'è, però sembra come se volessero utilizzarlo come parcheggio. Vabbè, ci hanno mandato questa immagine, non sappiamo di che cosa si tratti, non possiamo essere utili al telespettatore. Andiamo avanti. Questa è via Maselli Campagna, via Gioia. E non lo so se questa è l'area in cui l'operatore deve garantire 7 giorni su 7 o 6 su 7, non mi ricordo cosa è previsto, la pulizia. Bisogna andare a vedere la planimetria, le tabelle allegate, tutte, insomma è un po' imbrogliata la situazione. Spero che almeno per gli operatori sia semplice districarsi sulle modalità nuove che sono partite da questo mese di novembre del servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e spazzamento stradale. Queste delle 9 circa e quindi non è ancora stata raccolta la plastica, oggi è la giornata di raccolta della plastica, altra segnalazione. Ah, poi per quanto riguarda lo spazzamento, se non ricordo male, saremo più precisi la prossima volta, non c'è scritto più che entro una certa, che a partire da una certa ora bisogna iniziare il servizio, eccetera, eccetera. C'è scritto, come c'è scritto, Angela, pennaggio, dalle 6, non prima delle 6, ah, c'è scritto, se non ricordo male, non prima delle 6, Torino. Un tempo si diceva entro quando il servizio doveva essere espletato. Adesso c'è scritto non prima delle 6. Come sarebbe non prima delle 6? Se si vede già alle 5, io voglio anticipare di un'oretta, così non rompo le scatole ai cittadini, se vanno a piedi, a scuola, a messa, alla novena, dovunque andranno, al mattino presto, eccetera, eccetera, voglio iniziare prima. No, non prima delle 6. Senza sapere quando finiscono questi di pulire. Alle 6 stanno ancora le luci accese. Non prima delle 6. Probabilmente, come dire, no, io alle 5:30, quando mi alzo la mattina, alle 5:30 si può già si vede bene. 5:30? Certo.
Non ti alzi a quell'ora tu. Come mi alzo? Domani mi alzo e ti chiamo. Sicuramente non vedi, ci sono le luci accese ancora. No, si vede bene alle 6:15. Sì, alle 6:15, sì. Si vede benissimo. Gino, la Santa Messa andrà in replica alle ore 20:30, fra 10 minuti, appena terminiamo la trasmissione. Quindi lascio a voi la parola per aggiungere qualsiasi cosa. Ah, caspiti. No, e che sono queste, cosa. Tonino? Voglio dire una cosa, stavolta così. No, stiamo vedendo le castagne. Passo pure la parola agli altri, naturalmente. No, stiamo vedendo le castagne. Anna, mi hai messo nei guai. Oggi telefonate di proposte per le liste il prossimo anno. L'hai visto? Quando? Dopo la mia domanda di ieri? Oggi telefonate, io sono disponibile, io di qua, io di là. Se ti vuoi, da dove? Sì, però, a parte questo. No, evidentemente ci devi pensare. Dici, io sono disponibile a candidarmi. È vero, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti, qua bisogna. Io non avevo dubbi. Bisogna stravolgere tutto. Però Tonino, non cambiare ragionamento. Quelle castagne che sono? Le ho mangiate. Ecco. Grazie. Ma sono dei marroni proprio, non belle castagne. Sono marroni. Marroni, vero? Da dove provengono? Di che area sono? Questi vengono dalla Basilicata. Basilicata. E non ne sono avanzate. Immagino che Gino sia un golosone di castagne. Mi piacciono tanto, tantissime. Avevo immaginato. A me pare che piace tutto. Allora Gino, ti invito, peccato che non ho il filmato, perché la signora di Melfi sì. Mi ha mandato un filmato, perché ha fatto la sagra delle castagne. Ha fatto. Magari, ha detto il prossimo anno, io ho detto perché c'è già stata. Mi ha dato tante ricette, ho anche il suo numero di telefono, se vuoi la possiamo chiamare che ci dà delle ricette, addirittura prepara i fagioli con le castagne, non l'avevo mai sentito. E quindi la chiamiamo martedì? Sì, ho il numero, magari la contatto prima. Ti organizzi per martedì così? Per i diabetici è il massimo. Sì, infatti. Francesco, che hai da dirci in conclusione? Francesco, non mi hai sentito? Dicevo, che hai da dirci? Mi sento male. Che hai da dirci in conclusione? Io volevo augurare buon weekend a tutti. Insomma, Tonino si farà compagnia con le castagne, perché quelle saranno già finite, ma sicuramente ce ne saranno altre che lo attendono. Chissà che non arrivi qualche altra telefonata, insomma, qualche altra candidatura spontanea. Spontaneamente. Liberamente parliamone spontaneamente. Possiamo di parlare. e niente, tutto qui. Redazione, hai qualcosa da aggiungere? No, niente da aggiungere, quindi possiamo concludere ringraziando tutti coloro i quali ci hanno seguito. Gli auguriamo un buon fine settimana. E vi voglio ricordare in chiusura che il mezzo più seguito al 90%, questa è la statistica, è ancora la televisione. Quindi coloro i quali continuano a smanettare su Facebook, su YouTube, su questo e su quest'altro, si mettessero l'anima in pace, Gino Maiulli, Tonino Santamaria, Anna Larato, Francesco Lopuzzo, Adriana, Angelo, Giuseppe e tutti gli altri, cioè tutte le mic, continuerà ancora a tenere compagnia a tutti voi, non vi preoccupate, specialmente chi è over 50, non ci sopprimeranno ancora. Hanno tentato di farlo di tutti i colori, ma non ci sono ancora riusciti. Ad oggi il mezzo più seguito è la TV, e tra le TV sono le TV locali. Certo, noi non possiamo avere spazi nei film, nei documentari, ma quando si parla del problema locale, solo noi ne possiamo parlare, perché quando c'è qualcosa di importante a livello locale, la TV nazionale, sapete chi chiama? Chiama il locale, perché altrimenti non saprebbe un fagiolino del nulla. È giusto, Anna?
Perfettamente ragione, Gino. E Anna l'ho chiamata in causa proprio perché spesso viene coinvolta per saperne di più sul nostro territorio. Ciao Tonino, buon fine settimana. Ciao, buon weekend. Ciao a tutti. Ciao Anna, ciao Francesco. Grazie a tutti, grazie. Buona serata a tutti coloro i quali ci hanno seguito. Ciao.